Ci contattava la centrale operativa per mandarci su questo intervento in questa attività commerciale dove una persona si era allontanata dalle barriere del supermercato senza pagare quello che aveva acquistato. Giunti sul posto ci rendevamo conto che appunto accertavamo che questa persona aveva effettivamente oltrepassato le barriere senza pagare e la merce asportata si trattava di generi alimentari e una crema lenitiva, in quanto appunto questa persona era scalza, era, insomma, pure fisicamente aveva dei problemi, infatti aveva le gambe molto gonfie, e dunque decidevo di acquistare un paio di sandali, in gesto, un segno di solidarietà verso questa persona, che comunque aveva rubato, aveva asportato dei generi di prima necessità, ripeto, dei generi alimentari e una crema per il problema che aveva ai piedi, alle gambe. E lui è rimasto sorpreso, come ha reagito di fronte non tanto alla denuncia, ma al tuo regalo, diciamo. Lui era, sì, era, quando gli ho detto era sorpreso, poi appena gliel'ho portato era visivamente, si vedeva che era proprio contento del gesto che ho fatto nei suoi confronti. E questo signore, come mai era ridotto in queste condizioni? Raccontate un po' la sua storia. Allora, lui è un clochard, praticamente lui gira l'Italia in treno per cercare un posto in cui riuscire a stare un po' meglio, senza stare mai fermo. Lui era un operaio che ha perso il lavoro, non avendo familiari, ha solo un fratello che è operaio e che non ha la possibilità di aiutarlo. A girare ed era arrivato anche in città e a un certo punto ha avuto bisogno di mangiare, di sostenersi. Sì, diciamo che lui era sceso dal treno perché è arrivato in treno soltanto per andare a comprare qualcosa per mangiare. Te regalargli i sandali è stato un gesto, che so, inusuale, cioè come ti sei sentito anche tu? Ti è venuto spontaneo? Come mai? Ecco, viene da. No, a me è venuto spontaneo, io ho deciso di fare il carabiniere per aiutare le persone, quindi è stato un gesto di solidarietà che mi è venuto automatico, non è una cosa a cui ho pensato. E come si chiama? Cesare Pesaro. E ci può raccontare un po' com'è andata in quel supermercato, quando vi hanno chiamato per il furto?